Ben ritrovati gentili telespettatori anche di sabato a Prima TG. In vigore da oggi fino al 6 aprile il nuovo DPCM anti-Covid. In mattinata alla riunione del Comitato Operativo della Protezione Civile Confiuolo. Da lunedì dunque cambieranno i colori di alcune regioni. In rosso la Campania e l'Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione, bianca la Sardegna con test obbligatori per gli arrivi. Supera intanto quota 1 l'RT medio nazionale, oltre 3 milioni i contagi da inizio pandemia. Il tasso di positività è in calo al 6,3%, mentre altri 297 i decessi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo. Passano dunque in area arancione le regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto, la Campania e la Romagna in rosso da lunedì 8 marzo. Test obbligatori invece per chi arriva in Sardegna da lunedì 8 marzo sino al 24. Il governatore Christian Solinas ha firmato questa sera l'ordinanza che conferma le anticipazioni circolate in mattinata. Chi vorrà fare il suo ingresso nell'isola e non sarà stato vaccinato o non è in grado di certificare di essersi sottoposto al tampone, prima ovviamente dell'arrivo, avrà tre alternative per poter restare nella regione. Recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti per sottoporsi al tampone rapido antigenico. Recarsi entro 48 ore in struttura autorizzata e sottoporsi al tampone molecolare, oppure restare in isolamento fiduciario per 10 giorni. Passiamo ora all'analisi della curva pandemica in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 23.641 a fronte dei 355.024 tamponi. Il tasso di positività è al 6,6%. I decessi invece sono 307, mentre il tasso di positività resta stabile. Aumentano di 327 unità i ricoveri nei reparti ordinari, di 46 quelli in terapia intensiva, ma ascoltiamo il report settimanale proprio dalla cabina di regia. Questa settimana la situazione epidemiologica mostra una tendenza al peggioramento e l'incidenza di casi di Covid-19 cresce a 195 per 100.000 abitanti. Anche l'RT è in salita e si fissa intorno a 1,06, quindi dopo 7 settimane supera di nuovo l'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva, siamo intorno al 26%, quindi anche questo è in salita, anche se di poco al di sotto della soglia critica del 30%. La circolazione di varianti, soprattutto quella inglese che ormai è predominante, di quella brasiliana sul territorio nazionale, rafforza la necessità di interventi di contenimento anche a livello locale e un'accelerazione della campagna vaccinale. Per quanto riguarda la Campania, sono 2.843 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore, di cui 405 casi identificati da test antigenici rapidi. Dei 2.843 nuovi positivi, 206 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 25.527, di cui 5.038 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale di quelli analizzati è pari all'1%. 11,13%. A fare il punto della situazione con la Campania che entrerà in zona rossa da lunedì è il governatore Vincenzo De Luca. Ascoltiamolo. Dunque, come era ampiamente prevedibile, ormai siamo in zona rossa perché questo livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile. Abbiamo già oggi un appesantimento della situazione negli ospedali, in modo particolare nel Cardarelli, si riversa ormai di tutto. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali. È pienamente in corso la campagna di vaccinazione, che è l'unica risposta vera che noi possiamo dare a questa terza ondata di Covid in Italia. Noi stiamo lavorando come regione in due direzioni. La prima è quella di cercare forniture aggiuntive di vaccini sul piano internazionale.
non appena avremo concluso qualche contratto con altri fornitori, ve ne daremo notizia. Ma stiamo lavorando ormai da una quindicina di giorni per stipulare contratti di fornitura aggiuntiva di vaccini. Ripeto sempre che ovviamente la somministrazione avverrà quando ci sarà l'autorizzazione delle autorità sanitarie. Ma intanto ci prepariamo ad avere qualche milione di dosi di vaccino in più, perché se andiamo con questi ritmi, ci mettiamo anni per completare la vaccinazione dei nostri concittadini. Il secondo piano su cui ci stiamo muovendo è quello della produzione del vaccino in Campania. Vi sono aziende che producono farmaci che possono attrezzarsi con l'aiuto della Regione, con un aiuto finanziario anche rilevante, attrezzarsi con le tecnologie necessarie, bioreattori in modo particolare, per l'infialamento del vaccino e la distribuzione del vaccino. È un'operazione che richiederà non meno di 4 mesi dal momento in cui dovessimo stipulare un accordo con aziende in grado di produrre nel nostro territorio il vaccino, ma stiamo lavorando in questa direzione. Il lockdown campano potrebbe favorire una decrescita dei contagi che nelle ultime settimane hanno registrato un aumento esponenziale. Rodolfo Punzi, responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Cotugno di Napoli, spera di non rivedere le scene di novembre, soprattutto ora che la preoccupazione per la terza ondata del Covid-19 cresce di giorno in giorno. Secondo Punzi, l'impennata dei contagi delle ultime settimane è da attribuire a 3 fattori. Certamente, dice, la scuola ha influito, così come i comportamenti poco responsabili di una parte dei cittadini, ma credo che il fattore principale sia la variante inglese. Il virus modificato ha il 45% di contagiosità in più. Ormai la variante inglese ha scavalcato il virus non modificato. Possiamo dire, aggiunge, che il 60% dei pazienti contrae la variante. La speranza dunque è affidata alla campagna vaccinale, sostiene Punzi, poiché i vaccini che vengono somministrati sono efficaci anche contro la variante inglese, mentre non abbiamo risposte per altre 2 modifiche del virus, la brasiliana e quella sudafricana. Dobbiamo affidarci alla campagna per sperare di vivere un'estate serena, anche se dovremmo convivere a lungo con il Covid. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di 2 distinti interventi tra i quartieri Gianturco, San Lorenzo e Pendino, ha sequestrato oltre 139.000 articoli per la casa, privi delle necessarie certificazioni di sicurezza e scarpe contraffatte. In particolare, nel corso di un primo intervento, il gruppo Pronto Impiego ha sequestrato, presso un punto vendita di prodotti per la cura della persona e della casa, oltre 138.200 articoli con il marchio Moka contraffatto. Denunciato dunque un 58enne di origine cinese per frode in commercio, oltre che segnalato alla Camera di Commercio per violazioni al codice del consumo. La certificazione MOCA, acronimo di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, è necessaria per tutti quegli utensili e stoviglie da cucina e viene concessa da uno specifico ente a seguito della verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza e conformità degli articoli a tutela della salute dei consumatori. L'obiettivo quindi è quello di prevenire l'alterazione della qualità e la salubrità degli alimenti con cui questi entrano in contatto. Nel corso di un secondo intervento, gli stessi Baschi Verdi in via Pietro Colletta, tra i quartieri San Lorenzo e Pendino, hanno notato un uomo che trasportava in un deposito, mediante un veicolo commerciale, delle buste voluminose. Le successive perquisizioni hanno permesso di riscontrare che all'interno venivano custodite scarpe con loghi falsificati di famosi marchi sportivi. Al termine sono state sequestrate oltre 1 migliaio di scarpe riconducibili a note griff nazionali ed internazionali. Somma Vesuviana approfitta del periodo Covid per dar vita ad un restyling cittadino. Ce ne parla il sindaco Salvatore Di Sarno. Ascoltiamolo.
detto tempo fa che insomma sarebbe diventato un cantiere a cielo aperto e così è stato. Oggi siamo sull'asse viario principale della città, via Aldo Moro, dove si sta facendo il rifacimento del manto stradale. Qui ci sono due scuole importanti, una scuola media e il liceo, saranno fatti degli attraversamenti a misura d'uomo. Sarà resa degna di essere chiamata strada. Chiedo scusa ai miei concittadini che in questo momento stanno comunque vivendo un po' di panico, perché chiudere quest'asse principale significa dare un po' di problemi. Chiedo scusa ai commercianti che già stanno vivendo un momento particolare per le proprie finanze, ma due giorni di sacrificio saranno compensati da una strada fatta a misura di cittadino. Volevo ringraziare inoltre i miei due assessori Stefano Prisco e Maria La Montagna, che ieri hanno concluso il mandato nella mia giunta, e dare il benvenuto ai due nuovi assessori, Luisa Cerciello e Ciro Cimmino, che saranno sicuramente degni di far parte della giunta della mia città e sicuramente daranno manforte nel rush finale della mia amministrazione, del mandato della mia amministrazione. Arriva in anticipo il consueto bollettino Covid di Caserta e provincia delle ultime 24 ore. Come sottolinea il report dell'ASL di Terra di Lavoro, i nuovi positivi sono 357 a fronte di 3.121 tamponi processati, per un tasso di incidenza dell'11,43%. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 4, i guariti invece 142, per un incremento di attuali positivi di 211 unità. I comuni con maggior numero di attuali positivi sono Aversa con 278, Caserta con 445, Maddaloni con 340 e Santa Maria Capua Vetere con 213 casi. Questo sarà l'ultimo weekend in zona arancione per la Campania e la provincia di Caserta, e quindi il timore che si possano verificare scene di folli assembramenti è più che palpabile. Il primo cittadino di Aversa, Alfonso Golia, ha quindi divulgato un appello alla cittadinanza per far sì che il passaggio alla zona rossa sia solo momentaneo e non duri più del previsto, con numeri più che preoccupanti a Caserta e in tutta la sua provincia. Si legge: da lunedì 8 marzo la Campania sarà zona rossa. Questo significa nuove chiusure e nuove restrizioni. A praticamente un anno dalla prima comunicazione di positività ad Aversa, dal lockdown e dall'inizio dell'incubo, ci troviamo a chiuderci in casa con tutto ciò che ne consegue per il lavoro, lo studio, lo sport, gli affetti e le relazioni. Già messi a dura prova da un anno drammatico e insostenibile per tutti. Chiedo però la collaborazione di tutta la cittadinanza e delle attività affinché questo sabato e questa domenica non si verifichino scene da Capodanno. È un insulto alle 63 vittime della nostra città e a tutti coloro che soffrono a causa di questo maledetto virus. È inaccettabile per le persone per bene che da un anno rispettano le disposizioni alla lettera. Se tutti facessimo la cosa giusta non saremmo in questa situazione. C'è voglia, tanta voglia di vivere, lo so bene, siamo tutti stanchi e provati, ma il momento è delicato e per questo motivo chiedo a tutti voi di essere particolarmente attenti a rispettare le regole nei giorni a venire. Abbiamo fatto e continuiamo a fare tutti dei sacrifici indicibili, verranno però ripagati, ma non molliamo ora, conclude poi Golia. Passiamo allo sport. Il Napoli di Gennaro Gattuso, reduce da una settimana di tensioni, ospita domenica sera il Bologna con l'obiettivo di restare in corsa per la qualificazione in Champions League. In porta ci sarà Meret, la difesa vedrà presente Koulibaly e Rahmani, mentre a sinistra ci potrebbe essere Goulam. Di Lorenzo sulla destra, Matteo Politano, Bakayoko e Ruiz potrebbero comporre un originale trio di centrocampo. Zielinski dovrebbe insieme a Mertens alle spalle di Lorenzo Insigne. Per il Napoli la vittoria è evidentemente obbligatoria dopo il deludente pareggio con il Sassuolo. Troppi punti persi per strada negli ultimi tempi. Nel Bologna al centro della difesa dovrebbe rivedersi Danilo, Palacio favorito su Berro. Dietro di lui Skov, Olsen, Soriano e Sansone.
Concludiamo con una casertana reduce dalla bellissima vittoria contro il Francavilla al Pinto, prontissima per affrontare al meglio l'insidiosa trasferta di Vibo Valentia contro la Vibonese. Il diktat per Mister Guidi è la concentrazione massima per raggiungere quanto prima la salvezza e concentrarsi sulla zona playoff. 22 i convocati, out Castaldo, Izzillo e Bordin. A presentare il match è proprio il tecnico rossoblu Federico Guidi. Lo ascoltiamo. Andiamo alla ricerca di quella continuità che ogni tanto in questa stagione ci è un po' mancata, e quando parlo di continuità di prestazione, di atteggiamento, di voglia, di cercare di primeggiare nei duelli, cercare di arrivare prima sulla palla. Insomma, tutto ciò che serve per arrivare a provare a portare un risultato positivo a casa. Chiaramente mancano pochi punti a quello che è il nostro obiettivo, e cerchiamo di raggiungerlo quanto prima possibile in maniera tale di poter poi spostare la nostra attenzione su orizzonti nuovi. Quindi Vibo è sicuramente una trasferta difficile, impegnativa, allo stesso tempo molto importante, perché noi vogliamo definitivamente blindare, centrare il nostro obiettivo, che era quello che c'eravamo prefissati a inizio stagione. Sì, questa deve essere la nostra mentalità, quella che ci deve contraddistinguere sempre, andare alla ricerca di una prestazione di ognuno di noi al massimo, in maniera tale da non portarsi dei rimpianti. Me l'avete sentito dire tantissime volte e non mi stancherò mai di ripeterlo, perché ormai abbiamo visto che nel momento in cui non riusciamo a fare le nostre cose possiamo essere fastidiosi per qualsiasi avversario. Ma allo stesso tempo, nel momento in cui c'è un calo di concentrazione o qualcuno manca dal punto di vista dell'atteggiamento, rischiamo di subire da chiunque, anche da avversari che magari sulla carta sono alla portata. Siccome in questo girone specialmente, ma in tutte le partite della Serie C, non esistono avversari facili, e quindi noi non dobbiamo assolutamente intanto sbagliare l'atteggiamento e su quello iniziare a costruire la nostra prestazione fatta di quei principi, di quei concetti che lavoriamo quotidianamente. Era questa la nostra ultima notizia, vi ringrazio come sempre per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.